volevo portare questi pensieri che devo dire avevo portato all'incontro che era di quando abbiamo fatto l'incontro ad Assisi, in cui avevo l'argomento della consolazione. Li ho ripresi perché avevo avuto modo di portarli qui in questa comunità e un po' aggiustando su alcuni punti. Credo che sia un bel argomento che personalmente mi ha incoraggiato. E parlare della consolazione cristiana è l'esempio di Barnaba. Voi sapete che la scrittura è fatta non tanto di concetti, è fatta di persone che hanno vissuto e hanno incontrato il Signore, si sono scontrati con Lui, e hanno cercato di fare il loro meglio con i talenti che il Signore gli ha dato, un po' come tutti noi. Infatti il sottotitolo di questa riflessione è appunto l'esempio e la riflessione di uno che è stato consolato. Io penso che questo è importante: se noi siamo consolati possiamo consolare, se siamo amati possiamo amare, se abbiamo provato la presenza di Dio nella nostra vita possiamo cercare di consolare gli altri. È un tema abbastanza diffuso. Isaia dirà: consolate il mio popolo, dice il vostro Dio. Proprio un comandamento, qualcosa che è importante fare nella nostra vita di ogni giorno. Ecco, io credo che il cristianesimo è un po' considerato ed è la religione della reciprocità. Questo è un po' difficile. No, che non è possibile viverlo da solo, non è possibile che io faccio e vivo la mia fede come hanno fatto poi tanta gente, a livello agli eremiti, nascosti da qualche parte. Ricordo, eravamo da qualche parte, forse eravamo in Calabria, non mi ricordo, andammo a... c'era questo monastero, questo eremo, e ci andiamo a visitarlo, e dentro c'erano delle suore di clausura, però che aprivano da un'ora a un'altra perché facevano le cose. Ci siamo entrati e ricordo che c'era rimasta una suora dentro che era molto impegnata. Infatti, no, ci venite, però a un certo punto io ho detto: scusi, ma lei sta qui tutto il giorno da sola, non c'è nessuno. Esattamente che devi fare adesso, no? Cioè, c'è il salvamento della gente. No, perché devo fare la preghiera di quell'ora, la preghiera di quell'altra ora. Veramente io invece credo che proprio questo che sia con tutto il rispetto, poi chi sceglie di vivere in questo modo non voglio giudicare, però credo che sia bello poter condividere e potersi dire. Ecco, un altro punto che volevo in introduzione a queste riflessioni è un po' come noi viviamo la Bibbia. La Bibbia non è un manuale di comportamento, cioè, fammi vedere, perché in realtà è più tosto qualcosa da vertigere delle regole. È il libro che parla di un amore di Dio e di giustizia che viene scritto da uomini ispirati da Dio per guidare altri uomini verso una vita trasformata. Ecco, il concetto di trasformazione deve esserci nella nostra vita. Noi non possiamo essere sempre uguali a quello che eravamo ieri. Si dice tanto nella vita non si cambia. Questo è un concetto, credo, abbastanza umano. Anzi, si dice: se tu hai un difetto quando c'hai 20 anni, quando c'hai 60, quel difetto è peggiorato. Io vorrei cercare di vedere invece la nostra vita da un punto di vista di Dio e come la gente è cambiata e può cambiare ogni giorno grazie all'aiuto suo, e soprattutto per cercare di vivere una vita realizzata, matura ed equilibrata. Ecco a cosa serve la scrittura. Ecco perché magari la studiamo, la leggiamo, diciamo, ma in realtà state sempre a leggere le stesse cose. Ma in realtà questa progressione, questa crescita ci aiuta a essere delle persone migliori e soprattutto più realizzate, perché come abbiamo detto prima la gente non si ferma, la gente è sempre in affanno, la gente non credo mai come in questo periodo ci sono offerte di fare corsi di yoga, di meditazione, di riflessione, e noi cristiani restiamo in silenzio a dire: ma noi abbiamo qualcosa da dire, possiamo offrire una vita realizzata e equilibrata. Andando più sul concetto del consolare, tra l'altro in latino consolo vuol dire stare con chi è solo, ma c'è di più, perché il termine ebraico per consolare vuol dire innanzitutto respirare profondamente, poi aiutare, far respirare qualcun altro, far tirare il fiato in una situazione di dolore e di paura. Mia nonna, che ricordo per le sue massime, non parlava più tanto negli ultimi tempi, ma parlava poi calabrese,
ricordo l'espressione in cui si guardava si salvava, che non è portoghese come può pensare, ma chi si guarda si salva. Lui diceva sempre: chi sospira contento non è. Ecco, aiutare gli altri a tirare un bel respiro profondo, in qualche modo aiutare persone che stanno in difficoltà, che sono depresse, che sono schiacciate, a respirare nuovamente. Fai un bel respiro. Ecco perché l'incoraggiamento, l'esortazione ci fanno sentire la solidarietà. E guai a quella chiesa nel quale non si vive questo. E guai a quella chiesa, a quei cristiani dove parole come solidarietà, esortazione, incoraggiamento non sono parte integrante della nostra vita. E quindi anche noi fare ammenda, fare piegare la testa davanti al Signore e dire: scusa, perdonaci Signore se questo noi non riusciamo a vivere. Il brano che venne scelto per Assisi era la fine della seconda lettera ai Corinzi, in cui si parlava di queste cinque perle, no? Del resto, fratelli, rallegratevi, ricercate la perfezione, siate consolati, abbiate un medesimo sentimento e vivete in pace. E il Dio di amore sarà con voi. La parte che mi è stata assegnata era sull'essere consolati. E a me piace perché all'inizio proprio della lettera ai Corinzi, io la metterò qua, se avete la vostra Bibbia potete andare a prenderla. Nella prima lettera ai Corinzi, nella seconda lettera ai Corinzi, proprio nel primo capitolo, c'è questa bellissima descrizione in cui Paolo parla delle sue sofferenze alla luce della consolazione del Signore. E lui dirà, secondo Corinzi 1, dal versetto 3, benedetto sia il Dio e Padre del nostro Signore Gesù Cristo, il Padre misericordioso e Dio di ogni consolazione, il quale ci consola in ogni nostra afflizione, affinché mediante la consolazione con la quale siamo noi stessi da Dio consolati, possiamo consolare quelli che si trovano in qualunque afflizione. Vi ricordate, dicevo, che il cristianesimo è la religione della reciprocità. Se io sono consolato, a mia volta lo è perché posso consolare gli altri. Se io un po' di più è perché io posso aiutare gli altri. C'è un detto del Signore che dirà: a chi molto è stato dato, molto sarà richiesto. Non c'è spazio per gli avari nella chiesa del Signore. E non parlo soltanto dell'avarizia economica. Parlo anche della violenza dei sentimenti. Il brano continua: perché come abbondano in noi le sofferenze, Paolo parlava di sofferenze che abbondavano, così per mezzo di Cristo abbonda anche la nostra consolazione. Perciò se siamo afflitti è per la vostra consolazione e salvezza, se siamo consolati è per la vostra consolazione. Vedete questa reciprocità continua: se sono incoraggiato è per incoraggiare gli altri, se sono edificato è per edificare gli altri, se sono giù cercherò qualcuno che mi tira su nella nostra vita. La nostra speranza nei vostri riguardi è salda, sapendo che come siete partecipi delle sofferenze sarete anche partecipi della consolazione. Ci sono tre domande che secondo me vanno poste in questo, leggendo questi brani. A cosa pensava Paolo quando parlava della consolazione? È un uomo che ha fatto mille cose, mille viaggi, mille avventure, che morirà in carcere, morirà ucciso, morirà per la sua fede, che ha avuto tante delusioni nella vita. Lui le descrive proprio nella seconda lettera ai Corinzi. E in che modo ha fatto esperienza di questa consolazione? Vedete, noi possiamo parlare solo di cose di cui abbiamo fatto esperienza. Possiamo essere convincenti solo se parliamo di cose che hanno toccato la nostra vita, se no è teoria. E soprattutto, il terzo punto, e termineremo con alcune domande oggi: cosa dice alla nostra vita questo passo? In che modo posso cambiare un po' leggendo questi brani? In che modo posso essere un po' più come vuole il Signore? Ecco, il punto numero uno che credo sia importante dire è che la consolazione viene dal Dio di ogni consolazione. Non so se avete mai visto questa espressione: Dio della misericordia e di ogni consolazione. Già nei Salmi si parlava del Dio della consolazione. In fondo Paolo fa l'esperienza che altri hanno fatto nei Salmi. Fra tre sabati
porterò lo studio su Zoom, sulla più grande storia mai raccontata, parlando proprio dei libri sapienziali per cui Sami. Che meraviglia andare nel libro di Sami, che grande ricchezza. Salmo 86, 17: tu, Signore, mi hai soccorso e mi hai consolato. Salmo 71: mi hai fatto provare molta angoscia e sventure, ma mi darai ancora vita. Mi farà risalire dagli abissi della terra, accrescerà la mia grandezza e tornerai a consolarmi. Il salmista dirà, lui dirà: beh, il Signore me l'ha dato, mi ha provato, mi ha dato delle prove da vivere, però tu mi farai risalire. Ecco che allora noi possiamo essere consolati perché abbiamo questa consolazione dal Signore. Guai se non la sentiamo. Questo mi consola nella miseria, che la tua parola mi fa vivere. In che modo, come dicevo prima, leggiamo la scrittura? Per vedere esattamente come devo salutare, se con un bacio, con un abbraccio, con una stretta di mano, o la trovo per cercare di essere consolato e di darmi vita. Tra l'altro la consolazione fa parte anche delle promesse che Dio fa. Nel libro di Isaia, di Geremia, dice: la Vergine si rallegrerà nella danza e i giovani gioiranno insieme ai vecchi. Io muterò il loro lutto in gioia, li consolerò, li rallegrerò, liberandoli dal loro dolore. Sappiamo che Isaia è stato un profeta che ha parlato per tanti anni, addirittura per 3 anni andrà in giro seminudo, un po' come anche Geremia, che per 50 anni vivrà. Questi profeti, che non erano gente che guardava il futuro, diceva ciò che il Signore diceva di dire. Lui dirà: c'è comunque una profezia, che comunque vada, ed era, parlava a il popolo di Israele, che era profondamente aggravato, che stava provando delle grandi prove. Ci sarà questo, ma io muterò il vostro lutto in gioia, vi consolerò, sarò per voi una consolazione. E poi il brano che abbiamo letto prima: consolate, consolate il mio popolo, parlate al cuore di Gerusalemme e gridate che è finita la sua schiavitù. Il profeta, non, come si dice a Roma, non gliene mandava a dire al popolo: guai a voi, convertitevi, tornate al Signore, perirete tutti. Però poi c'è anche la parola di consolazione, c'è anche la parola in cui dirà: dite anche che i problemi finiranno. In questo brano che abbiamo letto c'è questa associazione fra consolare e tribolare. Voi sapete che cos'è il tribolo? Il tribolo sono delle spine. Il tribolo è una pianta dove c'ha delle spine molto grandi. Ecco perché dire essere tribolato vuol dire sentire le spine, sentire qualcosa di sofferenza nella mia vita. Infatti dirà la seconda caratteristica di questa consolazione è il rapporto con la tribolazione. Dio ci consola in ogni nostra tribolazione. Se dovessi dire: alzi la mano chi non è tribolato adesso, no? Alzi la mano a chi va tutto bene, lei dice: per come fa? Alzi la mano chi fa così, alzi la mano, ecco. Chi va tutto bene? Poi ci abbiamo paura, perché in genere l'italiano tende a non dire le cose che vanno bene, ma sempre quelle che vanno male, chissà un po' per cultura. Mia nonna in questo era campionessa del mondo di come vuoi che vanno tutto male, figlio. Però dai, c'avete tribolazioni, Dio è con noi per consolarci in questo. In ogni tribolazione, non dirà soltanto nelle tribolazioni economiche, nei problemi sociali, no, ma in concomitanza con esse esiste una consolazione da Dio. Ecco quello che io vorrei cercare di sperimentare e vorrei che voi poteste sperimentare anche voi nella vostra vita. C'è una tribolazione, c'è un problema, e tribolazione io ve la vedo non tanto come mi fa male la schiena, no? A chi non fa male la schiena oggi? Oggi siamo entrati con un fratello, parlavamo, abbiamo cominciato a fare l'elenco di dove ci faceva male, ha vinto lui. Un'altra terza caratteristica di questa consolazione, perché la consolazione ha tante caratteristiche, che è apostolica. Che vuol dire apostolica? Cioè Paolo sperimenta di essere consolato da Dio per consentire ad altri di poter essere consolati. Infatti dirà, il brano che abbiamo letto, secondo Corinzi 1 al 4, la parte seconda:
Noi possiamo consolare quelli che si trovano in qualsiasi genere di afflizione con la consolazione con cui siamo consolati noi stessi da Dio. Cosa possiamo commentare riguardo? Che se non proviamo questa consolazione, se non proviamo, io l'avete sentito spesso nelle mie preghiere, dico: Signore, facci sentire la tua presenza, facci sentire la tua consolazione, perché io possa consolare gli altri, perché io possa aiutare gli altri. Infatti dirà: come abbondano le sofferenze di Cristo in noi, così per mezzo di Cristo abbonda anche la nostra consolazione. Poi dirà anche: io sono stato crocifisso con Cristo, non sono più che vivo, ma Cristo che vive in me. All'inizio della questa presentazione all'inizio sto detto parlare di consolazione e parlare di Barnaba. Vi presento Barnaba. Chi era Barnaba? Ma guardate, Barnaba ce ne sono diversi nel Nuovo Testamento. Barnaba di cui sto parlando è un uomo che si lo troviamo nel libro degli Atti. Nel senso, vi faccio una piccola domanda, no? Se io dicessi: chi è che in Atti ha venduto un potere, ha venduto un campo e ha dato agli apostoli? Adesso non farò questa cosa, ma chi conosce un po' la scrittura dirà: Anania e Saffira. Conoscete la storia? Primi anni della Chiesa, mettono tutti in comune, questa Anania e Saffira vendono un campo per dare agli apostoli, ma tengono qualcosa per loro. Tanto che vengono, dirà la scrittura, che moriranno ai piedi degli apostoli perché avevano mentito, possiamo dire così. Ma c'è un altro personaggio, vedete, noi guardiamo sempre le cose negative, no? Però c'è un altro personaggio che farà qualcosa di questo. Iose, detto Barnaba, se andiamo in Atti, prima della storia di Anania e Saffira, prima della storia negativa, c'è una storia positiva, perché dirà che questi apostoli assegnano un nuovo nome a Giuseppe di Cipro, Barnaba, figlio della consolazione. Anzi, leggo tutto il versetto 36. Ora Giuseppe, quindi lui si chiamava Giuseppe, però lo chiamo Barnaba, vabbè, che tradotto vuol dire figlio di consolazione, levita, cipriota, quindi non era di Gerusalemme, avendo un campo lo vendette e ne consegnò il ricavato deponendolo ai piedi degli apostoli. Quindi non c'è soltanto chi si è tenuto i soldi, non c'è solo Anania e Saffira, c'è anche Barnaba che dimostra una sorta di generosità. C'è un campo, ecco, con i miei soldi aiutate la Chiesa. Quindi compare per la prima volta nell'atto di mettere a disposizione della comunità il ricavato. E poi dobbiamo andare un pochino più avanti, perché nel capitolo 9 di Atti si parla di nuovo di questo Barnaba, perché è presenta Saulo alla comunità di Gerusalemme. Ricordate la storia di Saulo, perseguitava la Chiesa, viene la via di Damasco, viene messo da parte, viene battezzato, però quando si sente nella Chiesa, guardate che si è convertito Saulo, dicevano: ma sarà vero? Vediamo, forse non è proprio così. E quando leggo al versetto 9, scusate, versetto 26 del capitolo 9 di Atti, lui arriva a Gerusalemme con il suo, come dire, la sua storia di persecutore della Chiesa. Immaginate, sappiamo di un terrorista, sappiamo che è stato, si è convertito, dice: arriva via Leonio e diciamo il nome di un tempo. Ragazzi, stiamo attenti un attimo di pazienza, vediamo se è vero, ma sarà veramente convertito, tutti i discorsi che noi potremmo fare. Versetto 26 del capitolo 9, non ho scritto tutto anche per darvi un po' di gioia di guardare nelle vostre Bibbie. Quando fu giunto a Gerusalemme, Paolo tentava di unirsi ai discepoli, ma tutti avevano paura di lui, non credendo che fosse un discepolo. Un po' di attenzione c'è sempre nella nostra vita, Allora Barnaba lo prese con sé
lo condusse dagli apostoli, diciamo che lo raccomanda, e raccontò loro come durante il viaggio aveva visto il Signore che gli aveva parlato e come a Damasco aveva predicato con coraggio nel nome di Gesù. Guardate, è un fratello, ha fatto questo, si spende. Oggi diremo ci mette la faccia a Barnaba per aiutare Paolo. E da allora Paolo andava e veniva con loro a Gerusalemme e predicava con franchezza nel nome del Signore. Possiamo dire, grazie a Dio, ma se Paolo diventerà un predicatore, sarà anche grazie a Barnaba, che non sappiamo mai che ha detto, non sappiamo mai che ha predicato, ma semplicemente si è fatto portavoce e si è speso per gli altri. Tra l'altro, un'altra cosa che farà Barnaba, perché qui dobbiamo andare nella storia di appunto del di Barnaba eccetera, quando a Gerusalemme giunge la notizia che è nata una comunità d'Antiochia tra i pagani, e quindi siamo nel capitolo 11 di Atti, e beh, a un certo punto chiamano leggerò Atti 11 versetto 19, quelli che erano stati dispersi per la persecuzione avvenuta a causa di Stefano andarono in Fenicia, anche di là sei disperso, c'è una persecuzione, che fai? No, predico la parola a Cipro, ad Antiochia, iniziato la parola solo ai Giudei, a nessun altro, ma alcuni di loro che erano ciprioti e cirenei giunti ad Antiochia si misero a parlare anche ai greci, vanno fuori le righe, possiamo dire rompono le regole, portando dietro il messaggio del Signore Gesù. Chi ti ha detto di predicare i greci adesso? La mano del Signore era con loro, e grande fu uno di loro che credettero e si convertirono al Signore. Quindi la Chiesa, qualcosa sta cambiando, la notizia giunge alle orecchie della Chiesa che è in Gerusalemme, possiamo dire la Chiesa Madre, la quale mandò Barnaba, diventando uno di cui non si può fare a meno, fino ad Antiochia. E che cosa fa quando lui arriva ad Antiochia? Versetto 11. Quando giunse e vide la grazia di Dio, si rallegrò, gli esortò ad attenersi al Signore con cuore risoluto. Perché? Perché era buono, pieno di Spirito Santo e di fede. Quindi Barnaba va lì, non sappiamo che avrà detto, non sappiamo se ha fatto discussioni, sappiamo che gli esorta, sappiamo che li incoraggia, perché lui era un uomo buono. Però poi fa un'altra cosa, va a cercare Saulo, che era un po' isolato dagli altri. Infatti dirà, poi Barnaba partì verso Tarso a cercare Saulo, quindi da Antiochia va a Tarso, sono circa 140 km, e dopo averlo trovato se lo porta ad Antiochia. Ma chi lo fa fare a Barnaba? Ma tanto andavo da Gerusalemme ad Antiochia, resta là. No, guardate che ho sentito che c'è qualcuno che può cambiare la storia. Io sento che c'è qualcuno che può fare la differenza. Parte 140 km in quei tempi, possiamo dire che sono 10 giorni di marcia, 10 giorni spesi, carretti, saliti. Tanto che dopo averlo portato lo conduce ad Antiochia e parteciparono per un anno intero alle riunioni della Chiesa. E che cosa succede ad Antiochia per la prima volta nella storia? E per la prima volta ad Antiochia i discepoli furono chiamati cristiani. Possiamo dire Barnaba è una persona umile, semplice, c'era un campo lo vende, ma da quel punto per punto in poi, con la fiducia che gli dà la Chiesa, farà la differenza. Quindi Barnaba, infatti in questa comunità poi Paolo farà il suo stage perché resterà un anno, però poi lui accompagna anche Paolo durante il primo viaggio missionario, Atti 13 e 14, ciò che avete parlato nel mercoledì scorso, quello dei viaggi di Paolo, e lui sarà testimone anche al Concilio di Gerusalemme. Dovremmo leggere, ma non abbiamo il tempo di leggere tutto la conferenza di Gerusalemme, ma possiamo dire un importante consiglio. Capitolo 15 di Atti, alcuni venuti dalla Giudea insegnavano ai fratelli dicendo: se voi non siete circoncisi secondo il rito di Mosè, non potete essere salvati. Ah,
quindi cristiani ma circoncisi, grande problema nella chiesa di Betania. E siccome Paolo e Barnaba, quindi Barnaba comincia a avere delle idee, non è soltanto quello che vende il campo, non è soltanto quello che fa il viaggio, è uno che ha le sue idee e le afferma. E discutevano vivacemente con loro, fu deciso che Paolo e Barnaba e alcuni altri fratelli andassero a Gerusalemme. Poi c'è il consiglio, restano là, e la storia finale di questo consiglio di Gerusalemme, in cui si decide che non è necessaria la circoncisione per essere cristiano, ma soltanto non offrire carne sacrificata agli idoli, astenersi dal sangue, al versetto 12 dirà: tutta l'assemblea tacque e stava ad ascoltare Barnaba e Paolo, che raccontavano quali segni e prodigi Dio aveva fatto per mezzo di loro tra i pagani. Avevano storie da raccontare, avevano cosa, guardate che cosa meravigliosa ha fatto il Signore. C'è un'ultima apparizione che Barnaba farà ed è un litigio. Barnaba litigherà con Paolo, e anche lì dovremmo dire tante cose, ma a un certo punto litiga con Paolo a motivo di Marco, cioè Marco si era separato da Paolo per un viaggio, al versetto 15, 37 e 39 dirà, Paolo dice: torniamo a visitare i fratelli di tutte le città che abbiamo annunziato la parola. Barnaba voleva prendere con sé Marco, Marco non si era comportato molto bene, Marco tra l'altro l'autore del secondo Vangelo, quindi non era proprio uno sprovveduto. Ma Paolo, si dice, insomma, era abbastanza, no, però è successo questo e quest'altro, riteneva che non dovessero prendere uno che si era separato da loro già in Panfilia. Paolo, possiamo dire, non era lui che dava una seconda possibilità. Hai sbagliato? Comunque hai chiuso. Nacque un astro dissenso. Se ne sono dette Paolo e Barnaba, ma come stavano tanto bene insieme. Satana ci mette la mano, ci può essere l'astro dissenso, ci può essere il litigio. Tanto che si separarono, Barnaba prese con sé Marco e si imbarcò per Cipro. Mi ricordo che stavo lì proprio ad Assisi e un fratello mi chiese: ma che fine ha fatto Barnaba? Perché è possibile che la parola di Dio chiude così? Avrà fatto mai pace con Paolo? Perché abbiamo visto un personaggio così positivo, così carino, così che parliamo di lui come un esempio. Beh, io ho trovato questo versetto. Paolo scrive una lettera dal carcere, che è la lettera ai Colossesi. E scrivete ai Colossesi, Paolo farà delle raccomandazioni. Che fine ha fatto Barnaba? Una caratteristica della parola di Dio è quella di non dare troppo enfasi alle persone umanamente. Persone che fanno grandi cose e poi spariscono, non se ne parla più. Al capitolo 4, quando di Colossesi, quando Paolo farà i saluti, dirà: vi saluto un Aristarco, mio compagno di prigionia, Marco, cugino di Barnaba, a proposito del quale avete ricevuto istruzioni, si avviene da voi, accoglietelo. Io non so come sia andato a finire esattamente, ma possiamo dire che Paolo si riconcilierà sia con Marco che con Barnaba. Non dirà alla Chiesa: lasciatelo perdere quello, guardate, mi ha offeso, mi ha... non andando, no, accoglietelo. Non c'è tempo nella vita cristiana, alla gloria di Dio, per mantenere troppo a lungo dei problemi. Lo avete ricevuto? Bene, accoglietelo. Ecco, l'accoglienza cristiana è importante. Quindi possiamo dire in conclusione: uomo distaccato dai beni, totalmente al servizio della comunità, attento agli altri, specialmente a quelli isolati. Barnaba sa vedere gli altri germi di bene e di incoraggiarne l'iniziativa. Paolo poteva vedere in Paolo quello che c'era, e poteva vedere anche in Marco quello che c'era. Uno diventerà il più grande predicatore della storia, possiamo dire, e il secondo scriverà un Vangelo. Mi sembra che ha puntato bene le sue carte, Barnaba. Eppure comincia la sua storia dicendo: un cipriota, un levita, vende un campo da un uomo equilibrato, ricerca l'intesa. Però non retrocede, non è uno che anche dice sempre sì quando si tratta di offrire una seconda opportunità a Marco. Io vorrei concludere lasciandovi alcune domande, fratelli. Intanto di considerare la bellezza della parola di Dio.
Ma riflettendo su Barnaba, uomo della consolazione e dell'incoraggiamento, quali sono gli aspetti che possono ispirare la mia vita cristiana oggi? In che modo l'esempio di Barnaba mi può ispirare? A me, che spesso quando noi predichiamo, questo dovrebbe sentirlo Giancarlo, questo dovrebbe sentirlo, questo devo sentirlo io. La parola di Dio è per me, poi lascia perdere, il Signore sarà, ognuno di noi potrà ascoltarlo. Un altro punto, consolazione e tribolazione. Qual è il fondamento della consolazione in mezzo alle tribolazioni della vita? Ci avete tribolazione? Sentite la consolazione di Dio, e se non la sentiamo, vogliamo andare con lui in preghiera, chiedere ai fratelli di pregare per noi, di sentire questo. Consolazione ed esortazione. Io sono convinto che l'incoraggiamento, il sostegno e l'apprezzamento sono parte importante del mio stile di vita nella comunità. Questo è vitale, fratelli. Io sono convinto che essere all'interno della comunità vuol dire anche che io incoraggio gli altri, che io apprezzo gli altri, che io sostengo gli altri, grazie all'esempio che abbiamo avuto da Barnaba. Consolazione ed evangelizzazione. Quando io annuncio la parola, testimonio la parola, è una per me fonte di consolazione. Ricordate il brano, guai a me se non evangelizzo, perché c'è come un fuoco ardente nelle mie ossa, non posso trattenermi. E anche consolatore e avvocato, nel mio impegno nel vivere la fede, sento la forza che viene dallo Spirito Santo, perché noi abbiamo detto che la consolazione viene da Dio, non dalla meditazione. Volevo concludere con due massimi di due personaggi, non della Bibbia, ma che mi piacciono molto. Uno è Charles Dickens, che dirà: nessuno è inutile in questo mondo se è capace di alleggerire i pesi di un altro uomo. Tanto che la Bibbia dirà: portate i pesi gli uni degli altri. Guardate che se c'è una cosa bella che viene detta nel mondo oggi da tutti i filosofi, da tutti gli scrittori, la trovate nella scrittura. Quindi, però, se lo dice Dickens, forse ce lo ricordiamo meglio. Nessuno è inutile in questo mondo se è capace di alleggerire i pesi di un altro uomo. E la seconda affermazione, che anche questa mi piace molto: beato chi può dire a se stesso, io ho asciugato una lacrima. Anche questo vuol dire consolare. Volevo terminare con questo versetto a proposito della consolazione e dell'incoraggiamento, pregando veramente che questa Chiesa possa sperimentarlo, che ognuno di noi possa essere oggetto di consolazione per gli altri, che ognuno di noi possa sentirsi consolato dal Signore, e che questa consolazione, questo incoraggiamento sia l'humus che farà crescere questa Chiesa, altrimenti ci spegneremo. Ebrei 10:24. Inoltre cerchiamo di incoraggiarci a vicenda nell'amore e nelle opere buone. Noi citiamo sempre la seconda parte di questo versetto, che dice: non abbandonando la comune adunanza. Va bene. Quindi cerchiamo di incoraggiarci a vicenda e di essere cose operative in cui si può vedere l'amore di Dio. Il Signore ci illumini e ci aiuti in questo. Scusate se sono andato un po' lungo. Grazie.